Pallavolo, parleremo, vediamo in studio un oggetto davvero molto molto carino, ben curato, di altissimo livello, ci aiuteranno i nostri ospiti a scoprire di cosa si tratta, ma soprattutto ci aiuterà Fabrizio ed Ottavio a scoprire la sua nuova avventura, perché leggeva Deborah Terenzi bene, benissimo nei titoli, che dopo la medaglia d'argento di Atene 2004, la delusione grande di Pechino 2008 perché doveva esserci un'altra medaglia, in questi quattro anni medaglie europee, medaglie mondiali, la stella dell'Abruzzo per quanto riguarda lo sport è Fabrizio Ottavio, che adesso sta andando in giro per i teatri di tutta Italia con uno spettacolo. C'entra ancora la ginnastica, Fabrizia? Sì, di che si tratta? Dici al volo e poi ne parleremo con le mani. Uno spettacolo molto molto originale che appunto mixa la ginnastica ritmica alla danza, agli effetti speciali, alla musica, alle proiezioni, e davvero per un'ora e mezza ci si immerge in un mondo molto molto particolare. Tra pochissimo, dopo il calcio, vedremo tutti i segreti dello spettacolo di Fabrizio ed Ottavio. Ma siamo pronti con i risultati Deborah e c'è già Massimo Profeta che è tornato da Potenza. Eccoci di nuovo insieme con Fabrizio ed Ottavio. Fabrizio, allora, innanzitutto bentornata, abbiamo parlato in apertura di trasmissione della tua nuova avventura, abbiamo delle foto molto carine da mostrarvi e intanto puoi cominciarci a presentare questo tuo nuovo lavoro, perché effettivamente si tratta di un lavoro. Da quando hai deciso di abbandonare l'attività agonistica con la nazionale di ginnastica ritmica, mi piace sempre ricordare quella medaglia d'argento di Atene, quella medaglia che virtualmente avete al collo di Pechino, ma che la Cina vi ha rubato, e lo diciamo, tanto è la verità. Medaglie mondiali, medaglie europee, e adesso invece vai in giro per i teatri di tutta Italia. Possiamo partire con delle foto che ci hai portato proprio tu, Fabrizia, sì. Intanto spiegaci di cosa si tratta. Allora, questo gruppo che si chiama Rhythmix è, diciamo che è un progetto nuovissimo, molto originale, nato dalla collaborazione fra la Federazione Ginnastica, in particolare Manuela Maccarani, la mia ex allenatrice per così dire, e un'agenzia di spettacolo già molto importante a livello teatrale, AGR Associati, che fra l'altro ad esempio si occupa anche dei Momix, un'altra compagnia di ex atleti molto molto importante. E siamo otto ragazze, tutte quante con alle spalle una carriera agonistica importante. Io poi sono molto contenta perché nel gruppo ho ritrovato una mia ex collega di Atene e oltretutto del mondiale dell'anno dopo di Baku, Laura Vernizzi, quindi come dire, ritrovarsi sul palcoscenico adesso insieme è una nuova grande emozione, una nuova sfida. E diciamo che il teatro è molto diverso dalla pedana, giustamente, però mi regala tantissime emozioni, soprattutto anche se spesso mi rimane difficile un pochino uscire dagli schemi della ginnastica, che sono schemi sicuramente più rigidi, però il palco è bello perché puoi anche un attimo magari improvvisare, se cambi qualcosa non c'è una giuria che ti toglie punti. Tipo Pechino, ti basi soltanto sull'apprezzamento del pubblico, e devo dire che in questa prima tournée, che è iniziata a metà novembre, abbiamo ricevuto dal pubblico veramente un affetto e molta molta attenzione, soprattutto teatri sempre pieni. Raccontaci dove siete stati, teatri importanti ho saputo. Abbiamo debuttato in Toscana, poi ci siamo spostate, siamo state a Torino per due serate consecutive, siamo andate anche in Svizzera, a Lugano, adesso ci aspetterà Treviso, poi Genova, a gennaio saremo anche a Napoli, Reggio Calabria, anche se diciamo che la parte più importante di tournée sarà a fine gennaio con quattro serate al CIAC di Milano, che è uno dei, comunque, dei teatri più importanti della Lombardia. È vero, l'Abruzzo manca, in effetti domani a San Benedetto doveva esserci il nostro spettacolo che è saltato per problemi tecnici, però ci hanno assicurato che ci richiameranno il prima possibile. Oltretutto poi mi farebbe molto piacere magari esibirmi a Chieti, Pescara o magari all'Aquila. Vedremo. Provvederemo, Fabrizio. Stiamo rivedendo delle immagini, queste sono relative alla cerimonia di inaugurazione degli ultimi grandi giochi del, Mediterraneo che ci sono stati a Pescara. Sei stata sindaco del villaggio, ma sì, sei stata anche protagonista in questa cerimonia. Sì, sono stata protagonista della cerimonia. Mi viene un pochino da ridere a riguardare le immagini perché il pomeriggio dell'inaugurazione c'è stato praticamente un diluvio pazzesco e il palco era completamente bagnato e abbiamo rischiato di brutto di scivolare, di cadere. Però, insomma, e noi eravamo lì con le telecamere ad aspettarti. Sì, però non sono caduta, ho rischiato più volte ma ce l'ho fatta. Però beh, comunque una bellissima esperienza, soprattutto quella del villaggio olimpico, stare a contatto con tutti quanti gli atleti, però in un'altra, come dire, sotto altre vesti, quelle di sindaco. Io penso che lo scopo fondamentale sia quello di emozionare il pubblico. E ci riuscire sicuramente. E tra l'altro abbiamo anche ripercorso un po' la tua carriera, Fabrizia, sei una delle sportive
più importanti per quanto riguarda la nostra regione, anche perché di medaglie olimpiche ne ricordo pochissime, no? Che sono dell'Abruzzo. Per chiudere l'argomento ricordi di Fabrizio D'Ottavio, Atene 2004, sul podio, medaglia d'argento, cosa hai provato e cosa provi adesso a ripensarci? Vabbè. Riesco sempre a farti queste domande un po' da brinco. Sempre. Beh, parto dall'ultima. Ogni volta che mi capita di rivedere foto, video, qualsiasi cosa, davvero ho ancora la pelle d'oca, i brividi, perché è un qualcosa di indescrivibile. Il podio olimpico, la medaglia olimpica hanno un valore speciale, davvero. E lì per lì, sul momento, forse non mi rendevo neanche conto di quello che eravamo riuscite a conquistare, perché oltretutto eravamo una squadra molto molto giovane, io a 19 anni ero comunque la più grande, e davvero giravamo per il villaggio, ci sentivamo degli scriccioli in confronto agli altri sportivi, e davvero lì sul podio eravamo come, forse ipnotizzate, in un sogno, non capivamo bene, ce ne siamo accorte forse soltanto un mese dopo, un paio di mesi dopo, quando comunque le persone iniziavano a riconoscerci per strada o chiedevano autografi o ci chiamavano in TV. Che dire, Che l'Abruzzo debba sempre dirti grazie per quello che hai fatto e per quello che continuerai a fare. Grazie Fabrizia, ti aspettiamo in Abruzzo per vedere questo nuovo spettacolo. Spero di venire al più presto. Esalta le platee. Sarete i primi a saperlo. Io non mancherò sicuramente. Nessuno ti ha invitato. La invito io. Grazie, tra donne vi capite. Eccola qua il momento di...